Buonasera amici del canale. Allora, non sono mancate le richieste che io stessa vi avevo detto di farmi eventualmente delle stese con degli argomenti. Bene, mi sono bloccata un attimo perché ho dovuto lavorare dietro a una situazione un po' contorta. Mi sono trovata in difficoltà perché non sapevo come dover gestire queste varie domande. Non ho voluto fare più video con rispettivi titoli, ma ho voluto fare un contenuto particolare e adesso vi spiego. Innanzitutto vi ringrazio tutti che mi seguite e tutti quelli che si sono iscritti, grazie. In più, per chi commenta, io non sono qua perché mi devo mostrare, mi devo far vedere e magari non so, mi devo truccare, mi devo ben vestire. A me non interessa, cioè io faccio tutt'altro nella vita, ok? E quando faccio queste cose è semplicemente per puro piacere, per un dono che mi è stato tramandato. Chiaramente di questo dono ne voglio fare un qualcosa di utile. E ogni tanto mi trovo dei commenti stupidi e sinceramente fin dove posso rispondere rispondo. Poi se pensate che io sia la persona che mi metto in mostra nel truccarmi, nel dovermi vestire, non è assolutamente da me. Cioè io magari oroscopi mensili, settimanali, stese e quant'altro, se mi trovo in pigiama ve lo faccio anche in pigiama, perché comunque sono una persona molto molto diretta e sinceramente mostrarmi in un determinato modo non è che mi interessa. Preferisco insomma sempre meglio al naturale. Ma a parte questa parentesi aperta e chiusa, vi parlo di questo video che è un po' particolare, di questa stesa che è un po' particolare. Mi è stato chiesto di fare una stesa in una situazione un po' contorta. Persona sposata che non prova i sentimenti per suo marito, per sua moglie, dove ha avuto un amante. L'amante è diventato ex e di conseguenza ne ha avuto un secondo. Bellissimo, nulla da dire, io non sto qui assolutamente a giudicare, ognuno è libero di fare della propria vita quello che vuole, giustamente, però sorrido perché Dio buono, cioè veramente è stata particolare la stesa, ma in più mi sono sorpresa perché quello che veniva fuori dalle carte era poi effettivamente quello che io su per giù avevo consigliato. Vabbè. Per tutti quelli che sono interessati magari al primo, un attimo che leggo perché il titolo è un po' strano. Allora, non amo mio marito, l'ho tradito, cosa faccio? E questa sarebbe la prima parte che comunque adesso vi comunico. Poi, il mio ex amante mi tortura, cosa devo fare? E la terza, giustamente, la persona che amo attualmente non vuole stare più con me. Perché questo titolo verrà postato per questa stesa e chiaramente il video sarà unico, quindi vi potete divertire tranquillamente ad ascoltare. La prima stesa, ok, quella non amo mio marito. Non amo più mio marito, l'ho tradito, cosa faccio? Bene, le carte ci dicono questo. Voi come persone, che chiaramente siete avete l'azione del tradimento, vi posso dire che siete delle persone con un'energia molto alta e riuscite ad incontrare le persone che vi interessano e quindi ad avere dei momenti piacevoli, mantenendo comunque sia la stabilità nel rapporto coniugale. Quindi siete comunque delle persone che attirate proprio la gente che vi piace, magari ecco, tradite anche, ma siete abili a casa di mantenere la stabilità. Quindi in casa problemi non emergono, nel senso non create il sospetto.
E così riuscite ad ottenere tutto quello che volete, cioè siete proprio abili nel farlo. Chiaramente lui, per voi, se siete delle donne o viceversa, prova ancora tanta attrazione ed è innamorato. Quindi per stare ancora insieme, per non accorgersi di questi comportamenti, è perché comunque la persona, ripeto, o il marito o la moglie che è stato tradito, provano ancora comunque un sentimento e un'attrazione nei vostri confronti. Avete avuto, voi donne o uomini che tradite, dei momenti di confusione in questo rapporto e di difficoltà, perché ci sono state comunque anche delle discussioni e poi successivamente queste discussioni poi vi hanno portato al tradimento. Intraprendete, voi traditori, scusate se dico così, ma è per farvi capire, intraprendete dei cammini confusionari quando vi andate a imbarcare in una certa situazione. Le situazioni dove vi andate a impelagare sono delle situazioni confusionarie che, ripeto, vi portano a tradire, perché in realtà la confusione ce l'avete voi all'interno. Infatti vi state comportando in un modo da non voler affrontare, non voler prendervi, voi non vi volete prendere le responsabilità di affrontare quello che in realtà succede, vi succede all'interno, e state lasciando andare le cose così, così come devono andare, cioè sbattendovene le balle, ok? Non vi interessa, come per dire lascio fare al caso, al fato, vediamo cosa succede. Proprio perché non volete prendervi la responsabilità di guardarvi dentro e vedere che cosa in realtà vi fa stare male e non vi fa affrontare quindi il problema che avete all'interno. Avete tantissimi dubbi su cosa fare, giustamente, in generale. Alternate dei momenti belli e dei momenti brutti. Non vivete più le cose comunque con la serenità di un tempo. Questo è nel vostro rapporto matrimoniale. Quindi avete questo genere di rapporto, avete questo genere di problematiche. Il problema che voi avete all'interno, ce l'avete all'interno nei confronti. Scusate, mi si è rotta, mi si è spenta la candela e mi si è anche spaccato il bicchiere. Vabbè, non importa, sono cose che succedono. E dicevo, non volete affrontare magari anche con lui il problema che avete all'interno, probabilmente perché non amate più e non volete, non avete proprio il coraggio di dire, e ripeto, affrontando il problema direttamente con la persona interessata. Quindi cosa dovete fare nei confronti della persona che è stata tradita, o marito, ripeto, o moglie? È una situazione che vi può portare, andando avanti col tempo, vi può portare a una grandissima perdita, sia perdita di denaro se attualmente economicamente state bene, perché magari fate i sacrifici insieme, e se continua proprio in questo modo la situazione, potrebbe verificarsi, andando avanti, disastrosa. Ci possono essere delle discussioni e per alcuni di voi eventualmente anche una gravidanza indesiderata. Desiderata da ambedue le parti, magari perché il padre non sarà, o la madre, no, la madre in questo caso no, magari perché, non so, voi donne, ecco, in generale, potreste rimanere incinte. In questo caso potreste rimanere incinte voi donne se siete voi a tradire, e il figlio chiaramente non è di vostro marito. Nel caso delle donne che invece vengono tradite, potrebbe capitare che rimanete incinte di vostro marito che vi sta tradendo ed è indesiderata magari da parte di lui, perché non voleva proprio assolutamente mettere su al mondo, insomma, un figlio. Potrebbe questa situazione tra marito e moglie, potrebbe anche concludersi
con un divorzio, quindi questa relazione potrebbe anche andare a finire, quindi il drastico, il peggio che potrebbe succedere, e quindi chiudere questo rapporto coniugale con un non divorzio. Perché? Perché diciamocela tutta, state tirando troppo la corda e potreste essere scoperti, ok? Quindi cercate eventualmente di farvi, di fare qualche passo avanti per non trovarvi in situazioni drastiche dove purtroppo non ci può essere nessun riparo o nessuna eventualmente soluzione, anche se il tradimento non si fa assolutamente. Questo è per quanto riguarda quindi il rapporto coniugale. Adesso ritorno per sentire l'amante, e quindi il mio ex amante mi tortura, cosa devo fare? Datemi un attimo. Eccomi qua. Allora, vediamo la situazione dell'ex amante. Vediamo dove ci porta. Ci porta, a me personalmente no, perché per fortuna insomma non ho diciamo di questi problemi, ok? Riesco a gestire la mia vita tranquillamente da sola. Allora, a parte questa parentesi, questo amante, quindi il perché vi tortura e cosa voi dovete fare. Giustamente le carte mi dicono che avete avuto una relazione con questa persona, per voi era il massimo, vi siete magari fatti anche nei film all'inizio di questa relazione, idealizzando della vostra mente delle cose belle che potevano accadere tra di voi, ma alla fine vi siete trovati poi a dover fare una scelta, perché la vita vi ha messo avanti qualcosa di più bello. E quindi torno a prima, quando vi ho detto che voi attirate le persone che vi piacciono, avete un qualcosa che attirate determinate persone. Diciamo che durante, ecco, la relazione, durante nel proseguirsi di questa relazione, avete dovuto a un certo punto prendere una decisione che andava ponderata bene, perché avete comunque anche rischiato tanto. Ripeto, io non so se è vero, questo è quello che mi stanno dicendo le carte, poi magari mi farete sapere. Avreste pagato a caro prezzo pur di avere questa storia. Probabilmente vi siete anche trovati di fronte a delle difficoltà, avete preferito fuggire, prendere un'altra direzione, quindi chiudere con l'amante, ma già da questa storia dovevate capire che ci sarebbero state delle difficoltà, cioè già nella chiusura di questa storia, visto che ci sono stati dei problemi tra voi e questo amante, dovevate capire che in realtà non sarebbe stato un lasciarvi tranquillamente, ma avrebbe creato delle difficoltà. Poi vediamo man mano. Voi in realtà dovevate crescere da questa storia, dovevate fare chiarezza in voi e dovevate fare chiarezza anche con gli altri. Chiarezza in voi perché, come vi ho detto, il problema lo avete voi dentro, e chiarezza con gli altri perché dovevate comunque sia essere chiari nel parlare comunque sia a vostro marito. Magari non dico che a vostro marito, a vostra moglie, ripeto, non dico che dovevate dire che lo stavate tradendo, ma magari parlare di quello che era il problema dentro di voi, pur eventualmente non amando più il vostro coniuge. Oggi diciamo che vivete un po' con la paura che qualcosa può essere detto e che le difficoltà possono degenerare e possono provocare comunque tanto dolore. Potete comunque fuggire in continuazione di storia in storia, potete scappare soffrendo comunque dentro, perché il problema, ripeto, lo avete dentro, e potreste anche non avere mai la felicità, quella che eventualmente magari vi meritate, perché se continuate a scappare, non affrontate giustamente, potreste non avere la felicità che voi magari sperate dentro di voi. Poi
abbiamo la carta della torre che vi avverte che qualcosa potrebbe succedere, qualcosa di negativo, se non è eventualmente già successo. E fino a quando non ci sarà una vera e propria rottura, voi starete sempre con questo, sempre sul chi va là. Potreste anche aver raggiunto adesso eventualmente un equilibrio, ma le carte dicono che dovete comunque affrontare un cambiamento, almeno che il cambiamento non lo avete già fatto con l'arrivo della persona nuova che è subentrata nella vostra vita. Quindi questo colpo di fulmine. Quindi chiedermi se facevo una stesa con poi la terza persona, la persona che amate attualmente e non vuole stare con voi, perché quindi deduco che il cambiamento c'è stato nella relazione col primo amante, c'è stato, perché? Perché a un certo punto è arrivato questo colpo di fulmine, ma le conseguenze poi sono state negative. Vi siete innamorate e per voi è stato un momento di fioritura, dove la coppia in realtà c'era a tutti gli effetti con questa persona nuova che è subentrata, non l'ex amante. C'è stata una difficoltà in questo rapporto e questa persona, questa terza persona, ci teneva tanto alla relazione, ma c'è stato un qualcosa che non avete saputo gestire alla meglio, che quindi ha degenerato in peggio. Scusatemi un attimo, mi devo fermare. Ok, per me è complessa anche a dirvela. Quindi, ricapitolando, avevate l'ex amante dove avete iniziato questa storia clandestina, le cose sono andate bene, vi siete trovati bene, poi sono iniziate a emergere delle difficoltà nel momento che lo avete lasciato, perché chiaramente avete trovato un altro, siete andati fuori di testa per un altro, oppure le cose con la prima persona, il primo amante non andavano bene, nel modo in cui vi siete lasciati, quindi dovevate capire che c'era qualcosa che non andava, ma ve ne siete infischiati, siete andati a sbattere per la terza volta, posso dire, la testa contro il muro, e avete avuto questo colpo di fulmine dove avete iniziato la relazione con questa terza persona, dove, ripeto, questa terza persona nella relazione c'era a tutti gli effetti, la relazione gli piaceva, c'era comunque sia un dare e avere, la relazione gli piaceva, ma poi c'è stato qualcosa che è andato a... cioè siete stati voi che non avete saputo gestire bene le difficoltà che ci sono state con il primo amante, quindi l'ex amante, e il secondo amante, ok? C'è stato un qualcosa che non avete saputo gestire. Cosa dovete fare con questo ex amante che vi tortura? Le carte consigliano che bisogna fare un percorso spirituale, bisogna allontanarsi da tutto ciò che si è fatto finora, da tutte le azioni, i comportamenti che avete avuto finora. Potrebbe eventualmente anche esserci una delusione interno a voi stessi, perché magari voi non volete, ma il fatto di allontanarsi da tutte queste situazioni è per il bene in realtà di tutti quanti. Vi dovete allontanare dall'ex, vi dovete allontanare dalla situazione attuale che avete, dovete ritornare ad avere l'equilibrio e la spiritualità, quindi dovete fare tutti i passi indietro, dovete prendere le distanze da certi problemi e dovete essere saggi. Essere saggi significa torniamo indietro, torniamo dal marito, eventualmente cerchiamo di fare un percorso nostro interiore e cercate di parlare
eventualmente con vostro marito o vostra moglie, quello che sia, comunque con il coniuge, parlare, esternare il problema che in questo momento vi assilla, il problema che in questo momento dentro di voi vi urta, che, ripeto, non è raccontare ho avuto una relazione col primo, ho avuto una relazione col secondo, ma andare a scavare prima dentro di voi, ok? Allontanandovi da tutti, ripeto, azioni e comportamenti che non rientrano in un rapporto matrimoniale, cercando di guardarvi dentro e quindi poi alla fine esternare quel qualcosa che non va con il vostro coniuge per trovare una soluzione nella maniera migliore. Che se la soluzione potrebbe essere eventualmente anche una separazione, ma non sarà la separazione drastica, ok? Sarà probabilmente una separazione anche di comune accordo, oppure togliendovi da tutte queste situazioni potreste nell'eventualità riscoprire l'amore, dicendo anche che non c'è la passione, si è affievolito l'amore, avete bisogno di essere riconquistate, riaccendere nell'eventualità, insomma, la fiamma. Un attimo, perché devo andare a fare la terza stesa, un attimo soltanto. Eccomi qua. Per rispondere alla terza persona, cioè a voi che chiedete la terza persona, quindi la persona che oggi sono innamorata, la persona che sono innamorata attualmente, non mi vuole, non vuole stare più con me. Perché? Allora, innanzitutto ci sono delle situazioni che riguardano il lavoro e quindi deve stare comunque attento. Poi ci sono molte difficoltà del perché non vuole continuare la relazione con voi. Ci sono state delle situazioni faticose e ci sono state delle situazioni veramente difficili da gestire. Anche perché non vuole stare con voi, perché ci sono stati degli avvenimenti che lo hanno circondato, lo hanno fatto trovare con le spalle al muro, dove lui ha dovuto iniziare a prestare attenzione veramente. Non che lui abbia avuto paura, ma perché probabilmente rischiava probabilmente di perdere il lavoro, probabilmente le difficoltà che ci sono state comunque pesanti e di conseguenza deve tutelarsi lui, non può tutelare il vostro rapporto, perché comunque voi siete sposati o sposate, lui sta da un'altra parte e di conseguenza deve tutelarsi lui in prima persona, perché ripeto, quello che gli avvenimenti che sono successi sono stati veramente pesantissimi. Se voi pensate di tornare con questa persona, io vi dico subito che non ci sarà un ritorno. Ricordatevi il consiglio che vi ho dato poc'anzi, quello di eliminarvi da tutte queste situazioni, da fare un percorso spirituale, perché comunque sia serve, anche perché vi potete dimenticare di questa terza persona, potreste magari continuare ad andare avanti e trovarne anche un quarto, un quinto, un sesto, ma ricordatevi, avete un ex amante alle calcagne che rompe le palle e quindi dovete assolutamente, cioè, troncare questa cosa qua, troncare che non gli dovete dare proprio modo di contattarvi, di scrivervi, di qualsiasi cosa. Ma in più avete un marito a casa. Ed è giusto che dovete dar conto e tener presente la persona che deve essere rispettata, è vostro marito o, ripeto, vostra moglie. Non sono qua a fare la paladina della giustizia oppure nell'eventualità a dirvi cosa è giusto e cosa è sbagliato, assolutamente no. Però in base a quello che mi dicono le carte, di fare un percorso spirituale dove lì avete voi il problema dentro, dovete, se non risolvete il problema che avete voi all'interno, ma non lo risolvete in casa con il vostro coniuge, non potete permettervi eventualmente di farvi tutte le storie che volete. Comunque, ripeto, con la terza persona non c'è un ritorno, assolutamente. Io vi ringrazio, spero che sia stata comunque chiara.
potete insomma sempre chiedermi lì dove non avete capito qualcosa. Continuate a dirmi quali sono le stese di un argomento in particolare che vi interessa. Scrivetevi tranquillamente in WhatsApp, mandatemi messaggi in WhatsApp. I due numeri di telefono li trovate nella voce informazione del mio canale, lì dove, ecco, tipo questa, che è una situazione un po' insomma particolare, e io poi, come mi è possibile impostarla, cerco di farvi la stesa. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata e presto ci saranno gli oroscopi mensili e settimanali. A presto, un bacio.